Ischia verso le elezioni amministrative della prossima primavera, Luigi Maltera sarà della partita? Bah questo chi lo può dire, lo può dire? Io non... adesso non mi sento di, dire... di esprimermi in questo momento, certo seguo, seguirò e seguo la... le vicende amministrative di questa... di questa comunità e credo che in questo momento ci siano delle priorità sulle quali io ten... ci tengo a mettere un punto esclamativo ritengo che sarò con chi si impegnerà innanzitutto a recuperare il discorso del comune unico che è fondamentale e con chi si impegnerà a risolvere delle problematiche che ormai sono diventate non più trasportabili oltre, risolvibili oltre, che sono i trasporti marittimi, i trasporti terrestri, la depurazione delle acque, il ripascimento delle spiagge, insomma la qualità della vita del nostro comune. Questi sono 4 5 punti sui quali dobbiamo avere certezza di soluzione. Si, chi porterà un programma del genere avrà a fianco la mia, la, il mio appoggio, qualunque esso sia, in qualunque modo. Non è necessario candidarsi per appoggiare poi una linea amministrativa. Ma c'è bisogno di concretezza, di certezza, c'è bisogno di essere eh, consapevoli che problematiche come quelle della depurazione delle acque non possono più attendere, riguardano non solo la comunità di Ischia ma tutta, di tutta l'isola, problematiche come quella del, del, del ripascimento delle spiagge non può più aspettare, problematiche come quelle dei trasporti marittimi e terrestri non possono più aspettare. E queste sono le condizioni rispetto alle quali io sono pronto a battermi nuovamente, anche se l'età avanza e quindi lo spazio sarebbe, dovrebbe essere conquistato, io mi auguro quanto prima la gente è più giovane. Ma tutti potevano dare un contributo, io sono pronto a darlo soltanto e esclusivamente a queste condizioni. Per quanto riguarda le possibili coalizioni, una riedizione Ferrandino Desiano? Ma le coalizioni è tutte già stabilite, credo che sia prematuro fare qualunque tipo di ragionamento. Adesso sarebbe come dare dei numeri all'otto.